Quindicesima giornata per il raggruppamento 1 della Champions Cup Amatori. Il Michelangelo, dopo la bella vittoria contro l'Atletico Borumballa, cerca conferme contro il Bishkek City alla ricerca di punti che mancano ormai dalla sesta giornata. Parte subito forte il Michelangelo, palla di Matteo Pinna per Nonnoi che controlla e con il mancino non perdona ed è subito 1-0 dopo soli 60 secondi. La risposta del Bishkek non si fa attendere, la palla termina sui piedi di Bayakunov che stoppa e con il mancino colpisce l'incrocio dei pali alla sinistra di Maciocco. Ancora il Bishkek in proiezione offensiva, Bayakunov serve Talambekov che vede sul Tavaliev tutto solo che colpisce la traversa, poi Kabras allontana. Sul versante opposto il Michelangelo prova a rifarsi vedere dalle parti dell'estremo difensore avversario, litera, vede Matteo Pinna che punta all'uomo, si accentra, scarica su Nonnoi che salta il suo diretto marcatore, va alla conclusione, l'estremo difensore risponde. Il Bishkek continua a spingere e su questo mancino ad incrociare il Bayakunov arriva il pareggio per la formazione ospite quando siamo al 16° minuto della prima frazione. Occasione clamorosa per il Michelangelo con lo scambio tra Matteo Pinna e Nonnoi con la conclusione di quest'ultimo che si stampa sulla traversa. E il preludio al gol che arriva al 19° sullo scambio ancora tra Nonnoi e Matteo Pinna con quest'ultimo che tutto solo non deve far altro che spingere la palla in fondo al sacco ed è 2-1 tra Michelangelo e Bishkek. E su questa clamorosa occasione per Sultanaliev che mette sul fondo arriva il duplice fischio del direttore di gara. Le squadre vanno a riposo con il parziale che recita Michelangelo 2, Bishkek City 1. Il Bishkek parte subito forte e su questa punizione respinta di Bayakunov arriva il tap-in con il mancino di Orozbev ed è 2-2 tra Michelangelo e Bishkek. Soli 60 secondi più tardi arriva il vantaggio per il Bishkek City con questa deviazione sotto porta di Bayakunov. Michelangelo 2, Bishkek City 3. Il Michelangelo si getta alla ricerca del pari, occasione colossale per Matteo Pinna che si libera bene ma calcia alto. Il Michelangelo continua a spingere, ancora Nonnoi va alla conclusione, l'estremo difensore con l'aiuto della traversa salva il Bishkek. Ancora un'occasione colossale per il Michelangelo, duplice occasione e la traversa ferma ancora Nonnoi. Il Michelangelo continua a spingere alla ricerca di un pareggio che sembra non voler arrivare. Nonnoi serve Ortalli che stoppa, va alla conclusione, esce l'estremo difensore in anticipo su Matteo Pinna. Continua il festival dei leni ed è Bayakunov questa volta a colpire l'incrocio dei pali. Il Michelangelo, riversato totalmente in avanti alla ricerca del pari, si espone contro piedi avversari. Maciocco qua è bravo a non cadere sulle finte di Bayakunov salvando i suoi. Il forcing finale del Michelangelo continua e su quest'ultima palla messa al centro da Nonnoi arriva il triplice fischio del direttore di gara. Il Bishkek City ritrova la vittoria scavalcando in classifica proprio il Michelangelo salendo al 14° posto.